Per ogni chilogrammo di gamberi pescati ne vengono catturati 5 di specie indesiderate, che poi sono gettate via. Ecco in che cosa consiste il consumismo, il consumare. Per il bisogno di una cosa ne consumo 5. Ed ecco ciò che ignoriamo, ecco ciò a cui non siamo educati. Perché i mezzi di informazione, i telegiornali non danno queste notizie? Perché non c'è la foto quando viene letto un TG di un gambero, di un chilo di gamberi? Perché il giornalista non dice ai milioni di persone in ascolto che per avere quel chilo di gamberi servono 5 chili di animali poi gettati via? E perché sempre quel giornalista non dice a milioni di persone che nel nostro contesto si può vivere benissimo, avere le proteine, le calorie necessarie senza bisogno di gamberi e che anzi consumare è morte e non consumare o consumare il meno possibile è vita. Questo dato del rapporto di 5 ad 1 nell'utilizzo di 1 chilo di gamberi è un dato vero. Che cosa significa vero? Significa che è riportato in un testo tradotto in molte lingue, pubblicato dalle principali case editrici e redatto da svariati professori universitari. Ma fosse anche falso questo dato, non importa. Il giornalista e i mass media dovrebbero comunque occuparsi di queste cose. Ecologia non è di per sé difesa o salvaguardia
dell'ambiente. Ecologia non è di per sé ambientalismo. Ecologia è considerazione dell'ambiente, è discorso sull'ambiente, è ragionamento sull'ambiente. E quel che manca oggi, ancor più se possibile, dell'ambientalismo, è un discorso sull'ambiente, è un ragionamento sull'ambiente. Poi, dopo un simile ragionamento, decideremo che cosa farne dell'ambiente, per quel che ci concerne. Ma oggi la stragrande maggioranza, stando almeno alla mia esperienza, cioè a ciò che mi circonda, cioè al mio ambiente, la stragrande maggioranza delle persone non sono né ecologiste né ambientaliste, cioè né fanno discorsi sull'ambiente né difendono l'ambiente. Una minoranza difende l'ambiente e quasi nessuno parla dell'ambiente, pensa all'ambiente, riflette sull'ambiente. Ed è questo che frasi del genere, che considerazioni del genere introducono a fare. Riflettere sul rapporto 1 a 5 nell'esplicazione dei nostri consumi. A riflettere sulla nostra quotidianità, sul valore matematico, numerico, economico di ogni nostro atto. A pensare a ciò a cui non siamo abituati a pensare. E che magari riteniamo ridicolo, secondario. Un chilo di gamberi, roba da mercato, da quando c'erano comare. Da quando c'erano lavandaia. E invece a un chilo di gamberi e a ciò che comporta averlo, dovrebbero pensare i potenti, coloro che hanno potere, coloro che sono in grado di prendere decisioni più importanti degli altri, coloro che condizionano volenti o nolenti la vita degli altri. E il problema odierno è che costoro non ci pensano, e il problema di domani è che costoro non ci hanno pensato. A scuola si insegna da una parte matematica, dall'altra economia. Una matematica postulatoria, mnemonica più che suscitatrice di ragionamenti, ed un'economia banalmente aziendalistica,
di un'azienda capitalistico-consumistica. Invece bisognerebbe insegnare un'economia matematica ad una matematica economica. Insomma, bisognerebbe insegnare il computo, il calcolo, cioè l'importanza di calcolare quella che è stata chiamata la nostra impronta ecologica, l'impronta ecologica di ogni nostro singolo atto. A prescindere dal computo corretto, bisognerebbe insegnare nelle scuole la necessità per ognuno, in ogni suo atto, di questo computo, di questo calcolo. Nei secoli scorsi e ancora oggi c'era chi scriveva esercizi spirituali, chi diceva di fare al termine della giornata il computo delle azioni buone e di quelle cattive. Facendo considerazioni strettamente antropocentriche e avendo la difficoltà di definire il bene e il male. Sbagliando a priori in una simile definizione in quanto antropocentrico, in quanto nella considerazione del bene e del male non metteva colui che nei secoli addietro scriveva gli esercizi spirituali o simili. La dimensione ambientale. Oggi ognuno di noi dovrebbe fare alla sera il computo della sua impronta ecologica, o perlomeno porsi questo problema. Quanto mondo ho consumato oggi? Quindi quanta aria ho tolto al futuro? E con che diritto? La politica, lo stare insieme in società, dovrebbe consistere in gran parte in questo calcolo, in questa matematica economica impegnata a stabilire l'impronta di una società sul suo ambiente. Una politica incentrata solo sulla società è una politica ingiusta, anche all'interno di quella società stessa, perché non riconoscerà l'altro e non lo considererà. La politica deve occuparsi invece non della società, ma del rapporto della società con l'ambiente. E così considerare anche l'altro. E così essere transitiva e non intransitiva. Così essere aperta e non chiusa. Così essere viva e non mortifera. Così essere intelligente e non stupida, ristagnante.